Sì, abbiamo fatto bene, abbiamo giocato a calcio oggi. Qualche tuo collega ha detto forse la miglior partita della stagione. Della mia gestione, sì, sicuramente. Abbiamo preparata così, l'abbiamo preparata bene. C'era qualche defezione, però abbiamo fatto delle scelte mirate e sono contento per i ragazzi che hanno giocato, soprattutto per Tortora. Oggi Tortora ha fatto una grossa partita. Io ho parlato all'inizio perché poi era impaurito e oggi ha fatto una grossa gara insieme alla difesa. E sì, la salvezza, direi, facciamo gli scongiuri, ci siamo quasi e niente, noi, l'obiettivo era quello, almeno quando sono arrivato io. E perché che si fa? Sul 2-0 non parli più? Assolutamente, assolutamente. Però l'abbiamo vista più che motivata, insomma, quindi No, ma io sono motivato come sono motivati loro. Se io non sono motivato, la squadra non può essere motivata. Io penso che io almeno sono un allenatore che gioco. Io gioco, io arrivo la sera a casa che sono a pezzi. Perché c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di sentire la voce, c'è bisogno di sentire palleggio, c'è bisogno di sentire gli allenatori muti, beati loro che riescono a stare muti. Faceva una battuta. La mamma di italiano gli diceva: ma perché non c'è mai la voce? E italiano gli ha detto: mamma, ma io gioco. Perché è vero, italiano è un altro pazzo. Però sono contento per i ragazzi, sono contento per i ragazzi, sono contento per il pubblico, perché è andato dietro alla squadra, alla tribuna, la curva. Sono contento per i miei giocatori, perché oggi sono miei giocatori, perché ho ricompattato un po' tutto. Non ci sono prime donne. Perché non ci devono essere prime donne. E sono contento soprattutto per loro, per la società, perché magari ultimamente era un pochettino bersagliata, una squadra che non vince da 2 mesi e mezzo, sicuramente l'ambiente non era molto molto positivo, però sono contento, ma io ho sempre detto, pure dopo Fano, la squadra. E io sono arrivato, ma la squadra mi guardava negli occhi, mi seguiva, era impaurita. E poi abbiamo recuperato i giocatori importanti. Io non so se avete visto mai fallo giocare così. Viene, prende fallo, viene incontro, parte in profondità. Perché? torna dietro a Torna dietro, bravo. far E valere perciò. Forgione è stato Forgione, eliminato, Consonna, ha preso fuoriuscito tutte le palle di testa. sì. Consonna sta saltando di testa da Fossombrone, ancora salta. Direi che io sono ben felice, però abbiamo fatto niente perché giovedì abbiamo una gara molto importante contro la San Benedettese, però veniamo da un momento positivo e non dobbiamo assolutamente mollare, anche perché non glielo permette di mollare, perché non abbiamo fatto assolutamente niente. Parlavamo con Calcio, questi ma diplomatici il calcio deve essere una cosa ma semplice. purtroppo fino adesso molte volte non è stato così. Vabbè, ma a me non mi interessa il passato, No, ma era una notazione Io guardo il nostra presente, per me il giornalistica. calcio è semplice, il calcio chi è bravo gioca. Ma noi La prova del 9, ecco, per misurare. ne possiamo parlare, però pensiamo a 3 giornate fa dove stavamo, di che cosa si parlava. Adesso parlare di playoff mi sembra un po' eccessivo, però questa è una squadra di uomini, questa è una squadra di uomini, ve lo posso dire, perché me lo stanno dimostrando. Me lo stanno dimostrando, questa è una squadra di uomini che vogliono combattere, chi gioca gioca, adesso si stanno aiutando, ci si guarda negli occhi, io non faccio l'allenatore qua, io non faccio l'allenatore, io gli dico sempre, io faccio un amico vostro, sono un ex calciatore che capisco le dinamiche. Capisco chi non gioca, capisco chi è in tribuna, capisco la gente che non gioca, che c'ha il muso, io lo so. Allora io vado a lavorare lì. Poi l'allenatore, avete visto, gli fai vedere qualcosa che tu magari hai nella testa. Oggi gli chiedevo di palleggiare, quando palleggiavamo eravamo pericolosi. Magari hanno quella cosa di buttare quella palla lunga. Diverse volte abbiamo palleggiato, siamo usciti col palleggio ed era un bel vedere. Sì, potevamo pure Ha fare, però spinto, ha dato tanto, ma pure chi è subentrato, Alessandro Gatto, su Eva. Oggi c'era il problema degli under, Beh. dei tanti infortunati under, e hanno risposto Quello, i ragazzi entrati hanno risposto sì, bene. quello è un problema per queste categorie.
però hanno risposto bene. Sono, come ripeto, sono contento per Tortora, sono contentissimo perché sono stato fino all'ultimo secondo Sabatino o Mazzei, sono rimasto fino a forse 5 minuti prima della gara, però ho visto Di Sabatino più motivato in settimana, ci può dare una mano. Si deve allenare bene, perché se non ti alleni bene, l'allenatore non ti vede. Poi anche Mazzei. Sei entrato bene, direi che oggi gli under ha fatto... partite per motivare. Non lo posso stravolgere. Ma io dico sempre, sono contento pure per il portierino in porta, perché c'è sempre il rischio, è giovane, ha fatto diversi errori, però quando sei costretto devi avere il coraggio, Sono contento pure per lui, è stato presente. Ma io dico sempre una cosa, chi è bravo, ed è un 2006, 2007, 99, chi è bravo con me gioca, ma non è che me lo devono dire, chi è bravo gioca. Tu solleciti anche in questa partita i tuoi uomini, ma non perché non stanno rispettando la prima del gioco, proprio per fare in modo che loro non devono essere soggiogati. No, ma poi erano impauriti, erano massacrati, poverini, perché poi non vincere per 2 mesi e mezzo. Li ho trovati veramente sotto un treno. Poi io arrivo e si prende il cappotto a Fano, erano tritati. Forse ci voleva. Io ho detto, forse quella batosta che ci sono capitato io doveva succedere. Lì hanno toccato il fondo proprio. Io ho detto... Fondo dove? A Fano? Sì. Me ne devo andare? Io ho detto, me ne devo andare? Perché no. Non posso allenare questa squadra. No, mister, perché se volete qualcun altro, riprendete quelle che ci avevate. Ma io l'ho detto serenamente alla squadra. No, mister, lei deve stare qua. Detto, però fatemi vedere. Fino adesso hanno risposto da veri uomini. No, forse un Brunner era 3. Luca Mercura ha fatto la mezzala, che l'ha fatto in passato. Vabbè, non è, sì, però era un centrocampo. Era un centrocampo a 3. Con Mazzeco c'ha più qualità. Oggi era a 3. Uguale, abbiamo deciso di giocare con il sottopunta, lasciare le due punte larghe per dare maggior pressione al play avversa, perché loro giocano molto col play. Allora è stato bravo Di Sabatino a lavorare su quella. Poi quando avevamo palla noi abbiamo fatto delle giocate di idee veramente straordinarie nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, sai, l'ansia, la paura. Loro giocavano con queste palle queste palle lunghe, però le abbiamo quasi prese tutte noi. Hanno avuto qualche... Questa è una squadra costruita per vincere il campionato, il Riccione, non ci dimentichiamo. Manca qualche giocatore, pure loro sono in difficoltà, qualche infortunato. Però... sono veramente contentissimo per i ragazzi, per tutto l'ambiente, perché chiedi a questo. Io ho detto, ragazzi, chiedi, è come tu vai a giocare a San Benedetto, vai a giocare a Vicenza, vai a giocare a Firenze in Serie C. Ragazzi, queste sono piazze importanti, sono piazze che vogliono vedere l'anima. E sono contento che fino adesso... No, vabbè, parliamo di rinnovo, non so adesso chi... Io non parlo di rinnovo, io parlo che stavo a casa un mese fa e parlo che sto allenando una società importante, una piazza importante, e sono contento che stanno apprezzando il lavoro che sto facendo. Parliamo di rinnovo, io penso. Parliamo di rinnovo, può essere che prendo 3-4 batoste di fila. Però cioè, rimaniamo in campana. No, ma il problema è, io sono contento pure per la società, perché se parlavamo di Brocchi fino a tre settimane fa, parlavamo che Castellano era scarso, Consone era scarso, Falle era scarso, non sono scarsi, avevano forse bisogno di essere un po' più motivati, evidentemente la società ha fatto delle scelte giuste, perché sono giocatori importanti, però, vabbè, ma questo io non voglio, lasciamo stare il passato, pensiamo al presente. Siamo contenti, adesso è che c'è la Pasqua, speriamo che vogliamo fare la Pasqua fatta bene, perché può essere che dentro all'uovo ci fanno... ma dentro all'uovo ci possono fare qualcosa di brutto, perciò stiamo sul pezzo.